Buona domenica. Oggi è il 24 di settembre, la 25ª domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Il Vangelo di questa domenica provoca una inevitabile domanda. Che razza di giustizia c'è nel pagare allo stesso modo dei primi anche gli operai dell'ultima ora? E fuori di metafora, come può esserci giustizia nel portare in paradiso anche chi si pente soltanto negli ultimi momenti della sua vita? Questo modo di agire di Dio non ci sembra coerente e molti condividono l'atteggiamento narrato dal Vangelo con la protesta degli operai della prima ora convinti di tutelare la giustizia. Ad ognuno il suo e solo ciò che ha giustamente faticato, solo questo sembra vera giustizia. La risposta finale del padrone della parabola non sembra molto adatta a risolvere i nostri dubbi, perché Dio non parla di giustizia, ma dice che ha pieno diritto di fare del bene con le sue cose. Dio forse è arbitrario e dice: siccome sono Dio e faccio quello che mi pare, siccome sono Dio, mi pongo al di là del bene e del male. Questo era il titolo di un libro del filosofo Nietzsche che diceva: siccome Dio si pone al di là del bene e del male, anche noi possiamo arrogarci il diritto di stabilire cosa voglio, come voglio e perché. Le domande sono tante. Guardiamo un po' più da vicino questo Vangelo. Intanto, questo Vangelo è posto da Matteo prima dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, prima dell'inizio della sua passione. La parabola diventa così quasi una profezia di quello che sarebbe accaduto dopo Pentecoste. Gli operai dell'ultima ora in realtà non sono altro che i pagani che, giunti all'ultimo minuto, parteciperanno al regno di Dio mentre i primi sono stati cacciati fuori. I primi erano il popolo di Israele. D'altra parte, all'inizio e alla fine di questa parabola c'è proprio questo: molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi. Gesù ci dice così che
che ogni giorno il mondo ha posti limitati in prima classe. Chi non giunge in tempo, chi non è favorito dalla posizione di partenza, chi non sgomita per arrivare, è irrimediabilmente mandato fuori. E gli altri, gli ultimi, restano ultimi. Questo è così. E questo noi lo chiamiamo giustizia. Nel mondo noi chiamiamo giustizia che ci sia un primo, un secondo, un terzo, e che ci sia un primo mondo, un secondo mondo e un terzo mondo. E se tu nasci nel terzo mondo, sarai povero per sempre, anche se non hai fatto niente di male. E questo lo chiamiamo giustizia. Così noi non ci accorgiamo che, per esempio, in questo Vangelo, gli operai dell'ultima ora erano sulla piazza fin dalla mattina, come gli altri. E hanno lavorato solo alla fine della giornata perché nessuno li ha chiamati prima, perché nessuno ha chiesto loro di lavorare. L'incontro della salvezza per loro è giunto solo al tramonto. Spesso le vie di Dio non sono le nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Perché noi chiamiamo giustizia che ci siano i primi e gli ultimi e vediamo solo quello che ci serve. Dio ha uno sguardo più ampio e Dio non ha guardato solo quegli operai, ma ha guardato anche le famiglie che a casa avevano bisogno di un denaro per mangiare e che quindi giungesse a loro qualcosa. La loro fame non può ridursi in base alle ore di lavoro che potevano fare i loro genitori, padri e madri. Quei bambini hanno fame sempre. E il padrone della vigna, che è Dio, ha visto la loro fame. Allora, a tutti quelli che vorrebbero correggere questo Vangelo, in nome di una giustizia che sa subito calcolare tutto e programmare tutto e sa sempre cosa è giusto e cosa è buono, al punto tale da correggere anche Dio, il Vangelo dice: apri gli occhi. C'è tanta sofferenza e fame e tanta ingiustizia in questo mondo. E solo l'amore di Dio e l'amore dell'uomo, un amore generoso che si preoccupa di donare, può sperare di cominciare a costruire un po' più di giustizia.